città di Messina, decorato di medaglia d'oro al valor militare, fa il suo ingresso nel luogo della cerimonia. Onori al prefetto di Messina! Si procede ora alla cerimonia dell'alzabandiera. Cittadine, cittadini, signor prefetto, signor sindaco, signor questore, rappresentante delle forze armate, delle forze dell'ordine e dell'associazione combattistica, siamo qui per celebrare il 25 aprile. Come ogni anno, il 25 aprile è una grande giornata di festa e di memoria attiva, un appello contro ogni fascismo, razzismo e nazismo, una richiesta corale di pace e di giustizia nel mondo. È la festa della liberazione. Una festa che ci riconduce alle pagine gloriose della Resistenza, a donne e uomini che hanno combattuto, che hanno rischiato sulla propria pelle, avendo ben chiaro quello che volevano, libertà e democrazia. È una festa che non dimenticheremo mai e che ogni anno è sempre diversa. Conserva il proprio significato, che è quello di aver aperto la strada alla democrazia, alla Costituzione, ai nuovi valori che erano cresciuti e si erano alimentati nell'antifascismo e nella Resistenza. Ogni anno però la arricchiamo di nuovi significati in relazione alle vicende nazionali e internazionali e alla rilevanza che assumono determinati fenomeni ed eventi a cui non possiamo restare estranei. Passano gli anni e il mondo si fa sempre più instabile e irrequieto. Giorno dopo giorno vediamo arretrare il livello dei diritti, ma soprattutto della solidarietà. I combattenti per la libertà non pensavano solo alla liberazione, ma volevano anche gettare le fondamenta di uno Stato diverso. È per questo che siamo qui ancora una volta a ricordare la liberazione. Il significato di questo giorno infatti è di aver aperto la strada a un futuro di democrazia in cui libertà e uguaglianza camminano di pari passo, in cui i diritti della persona come la dignità sono considerati beni intangibili e inalienabili, in cui il lavoro rappresenta il fondamento non solo economico ma sociale e morale della Repubblica e la pace è il bene sommo da tutelare a ogni costo. Siamo qui per questo, per ricordare che questa è e deve essere la festa di tutti. Siamo qui per ricordare la necessità di superare un mondo fatto di ingiustizie, in cui alcuni poteri forti cercano di dominare il mondo, riuscendo solo a provocare diseguaglianze, miseria, fame, privazione dei diritti, violenze e barbarie. Siamo qui per non dimenticare il passato, ma al tempo stesso per guardare al futuro, sapendo che esso dipende da noi, dalla nostra scelta, dalla nostra volontà di partecipazione e di democrazia. Siamo qui per restituire ai giovani la certezza di una vita dignitosa e la speranza di un futuro migliore. Siamo qui in un giorno di festa, mentre nel mondo infuriano guerre, assassini e barbari che minacciano la nostra vita e la nostra libertà. Per oltre 70 anni, il 25 aprile, abbiamo ricordato il valore della nostra Costituzione, dell'antifascismo, della solidarietà verso i più deboli, verso chi subisce i regimi antidemocratici. Gli ultimi gravissimi avvenimenti però ci impongono di riportare un altro valore universale, la pace. I partigiani che tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 hanno combattuto contro le brigate naziste e fasciste conoscevano bene il significato di questa parola. L'hanno invocata, sognata, ottenuta a carissimo prezzo. Loro che avevano visto con i propri occhi e subito sulla propria pelle, insieme a milioni di altri italiani, le atrocità della dittatura fascista e della guerra che la stessa aveva provocato. Nei decenni successivi si sono impegnate per non far mai dimenticare cosa significa vivere in un paese in guerra. Grazie alla tecnologia sempre più avanzata il mondo sembra a portata di mano.
La comunicazione è velocissima, ha eliminato molti confini, ha abbattuto barriere. Utilizziamo allora queste tecnologie per contribuire a diffondere il valore universale della pace. E mi riferisco soprattutto ai nostri giovani che, non avendo conosciuto da vicino gli orrori di quella dittatura prima e di guerra poi, corrono il rischio di farsi retire da falsi miti che generano solo violenza, intolleranza e brutalità. Per questo, perché il senso più profondo di questo anniversario, che anno dopo anno ci vede qui a ricordare quanto sangue innocente è stato versato dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 1945, perché noi potessimo nascere, vivere e morire in un paese libero, imperfetto, pieno di contraddizioni, ma libero. Tutti noi che siamo qui oggi raccogliamo idealmente la preziosissima eredità che ci è stata lasciata da quegli uomini e donne, eroi loro malgrado, che invece di scegliere la strada più facile hanno scelto quella più difficile, andare in montagna a difendere l'Italia per preparare un futuro migliore, perché i loro figli e nipoti non dovessero subire gli orrori di un'altra dittatura. Tra quelle migliaia di giovani c'erano anche tantissimi siciliani e messinesi, perché la guerra di liberazione non è stata combattuta solo da chi abitava nel nord Italia. Sia che si trovassero già in quei luoghi come militari, sia che decidessero di partire da Sicilia e dalle altre regioni del meridione, anche gli uomini del sud hanno dato un contributo determinante per la conquista della libertà. Da troppi anni ormai, sotto la spinta di una città pure quanto incomprensibile il revisionismo, si tenta di smunire la lotta di liberazione, con una propaganda dettata nel migliore dei casi dall'ignoranza e nel peggiore dalla malafede. E c'è persino chi continua a provare a comparare i combattenti partigiani e i repubblichini di Salò. Non lo abbiamo consentito a loro, non lo consentiremo adesso. Non lo hanno consentito gli uomini e le donne che hanno combattuto faccia a faccia con i nemici dell'Italia, e non lo consentiremo noi, uomini e donne, che a distanza di 70 anni siamo custodi di quella memoria. Come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia abbiamo sempre seguito da vicino le vicende del nostro paese, abbiamo partecipato alla ricostruzione subito dopo le tragedie della guerra, abbiamo ottenuto negli anni 50 il riconoscimento come ente morale, abbiamo subito la persecuzione durante il periodo scelbiano, quando tanti partigiani sono stati processati e incarcerati. Da più parti hanno cercato di smorire il nostro ruolo, di far credere che questa ricorrenza sia inutile, ripetitiva, vuota di significato concreto. Ma dopo 74 anni l'ampia è ancora qui, anche se purtroppo l'Italia di oggi non è quella sognata durante quei lunghissimi 19 mesi di guerra partigiana. Ed è bene sottolineare e ricordare che la società partigiana non si è mai sottratta alle proprie responsabilità morali ed etiche e che ha sempre difeso non solo la propria autonomia e il proprio ruolo, ma anche la democrazia e la Costituzione. Concludo sottolineando ancora una volta come l'Alto guarda con sempre maggior preoccupazione all'indifferenza e al silenzio delle istituzioni, salvo qualche eccezione, rispetto alla sempre più frequente manifestazione di neonazismo e fascismo. Manifestazione detta dall'ignoranza, dall'assenza di valori degni di questo nome, che però potrebbero mettere radici tra i giovani se non contribuiremo, ciascuno secondo le nostre capacità, a estirparle sul nascere, in nome di una fratellanza universale che è un valore dal quale non possiamo prescindere. Perché alle generazioni future l'AMPA lascia questa eredità, la tutela dei più deboli e la solidarietà nei loro confronti, l'intransigenza verso qualsiasi forma di oppressione e dittatura e l'amore per la libertà e la democrazia, soprattutto per la pace. Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva la Repubblica Italiana!